Buonasera, colgo l'occasione del canale di YouTube creato dai professori Gallese e Guerra relativo al laboratorio degli Humanities per fornire il mio contributo al dibattito online che si prevede dover anticipare le attività in presenza durante il prossimo anno. L'Università di Parma ha già da tempo ha reso possibile uno scambio interdisciplinare tra i filosofi e i neuroscienziati e con la fondazione di questo lab esteso a tutte le scienze umane si prospetta un dibattito sicuramente molto, molto fertile in relazione al rapporto che c'è tra l'osservazione della materia cerebrale come organo fisico e le varie scienze umane, dalla letteratura, l'arte, la stessa filosofia e via dicendo. Io in questi anni mi sono occupato anche di queste tematiche. Recentemente mi sono molto occupato del rapporto tra mente e vita, intendendo con vita non semplicemente natura, non semplicemente la res extensa di Cartesio per intenderci, ma intendendo con vita una caratteristica, una funzione particolare, naturale, in cui delle entità biologiche distinguono il confine delle proprie funzioni dall'esterno, come avviene negli organismi monocellulari, e così facendo stabilisce una chiusura operativa, come la chiama Maturana, quindi una distinzione tra un interno ed un esterno. Quindi noi vediamo anche negli organismi, persino negli organismi monocellulari, una capacità di identificazione, tra virgolette, ovvero sia una capacità sicuramente non cosciente, non linguistica, di distinguere se stessi dall'esterno. E questo perché sin la vita, sin le forme proprio più primitive, si costituisce attraverso una membrana, e ha una capacità di identificare se stesso. Non è un caso che durante il processo della nutrizione, quindi di acquisizione del nutrimento dall'esterno, le cellule replicano il proprio stesso tessuto, le proprie stesse funzioni. E lo fanno perché hanno un codice genetico che permette appunto l'assimilazione e la trasformazione degli aminoacidi in tessuti già esistenti. Ora, questo è un argomento appunto molto vasto e sicuramente di estremo interesse, però per essere sintetici, ciò che questo argomento ci insegna è che le forme di vita sono di per sé delle forme cognitive. Anche se non sono delle forme cognitive riflessive, esplicite, però hanno una autoidentificazione e si distinguono dall'esterno, per cui possiamo dire che in loro osserviamo una vera e propria forma di speculazione. Se con speculazione intendiamo lo stabilire una relazione autonoma con l'alterità. Quindi, mentre l'alterità, rispetto appunto anche agli organismi monocellulari, è una realtà fisico-chimica ben distinta, invece la cellula si identifica con se stessa, si identifica con le proprie stesse funzioni. È speculativo questo genere di rapporto, nel senso che la cellula lo instaura allo scopo di preservare se stessa, allo scopo quindi di stabilire un rapporto con l'alterità, con l'oggettività, nei termini di mantenimento delle proprie caratteristiche, delle proprie funzioni. Quindi questo genere di rapporto che noi osserviamo nella vita, sia negli organismi monocellulari come anche negli animali più sviluppati, per esempio gli animali col sistema nervoso centrale, appunto è
assimilabile a una struttura cognitiva, che invece però nell'uomo ha un carattere esplicito. Ma questo è detto, diciamo, a scopo puramente introduttivo, già per fare una distinzione molto importante tra vita e natura, che è una distinzione che per esempio sfugge se si assume una prospettiva prettamente cartesiana in cui la res extensa, cioè tutta la materialità, è soggetta ai principi di causa-effetto, mentre la mente, secondo Cartesio, sarebbe alla base, o meglio, sarebbe quella facoltà che presiede a tutti i contenuti cognitivi, che li controlla, li valuta, li scrutina, ne stabilisce la priorità, ne stabilisce una gerarchia di valore, però lo può fare proprio perché assolutamente separata dalla res extensa. Se vogliamo, il dualismo cartesiano, per quanto tuttora riscontra pareri positivi nella comunità filosofica e anche scientifica, e persino medica e neuroscientifica, però è sicuramente fonte di tanti problemi. Quindi io mi sono occupato di recente di questo e l'ho fatto confrontandomi con filosofi della tradizione, in particolar modo Hegel, in parte anche Wittgenstein, e facendoli dialogare con filosofi contemporanei, quindi filosofi che hanno un lessico e delle metodologie più moderne, più contemporanee. Però troviamo delle interessanti affinità. Però al di là della continuità mente-vita, che comunque secondo me è un tipo di rapporto, poi lo vedremo più avanti, che va tenuto in considerazione, le mie riflessioni attorno al rapporto mente-cervello si sono estese soprattutto riguardo alla questione delle scelte metodologiche di certe correnti delle neuroscienze. Noi sappiamo che abbiamo degli strumenti potentissimi per osservare le funzioni cerebrali, possiamo osservare la densità del sangue, possiamo osservare il calore, possiamo osservare l'attività elettrica, conosciamo il tessuto delle sinapsi, possiamo osservare tutte queste cose mentre magari una persona, non so, sta apprendendo una lingua straniera, o un bambino sta imparando la propria lingua, oppure mentre si sta leggendo un sonetto di Shakespeare, o persino mentre si partecipa a una conversazione. La questione è però se questa tipologia di osservazione può dischiudere veramente i segreti del pensiero e del cervello, e comunque sia del nostro essere persone cognitive. Secondo me questo approccio, a parte essere un po' affetto dal dualismo cartesiano, perché divide in maniera molto netta l'organo dalla funzione, quindi la materia dall'attività, dalla facoltà stessa, però presenta una serie di difficoltà perché l'attività cognitiva non si può spiegare in termini semplicemente di scienze naturali, intendendo per scienze naturali quelle scienze che spiegano un fenomeno come effetto di un altro, quindi quelle scienze che si occupano del rapporto causa-effetto, che rimane il fulcro epistemologico insieme all'osservazione empirica, è il fulcro epistemologico delle scienze naturali. E questo perché l'attività cognitiva è un qualcosa che richiede una autonomia, cioè una capacità autonoma di elaborare dei contenuti e di saperli riproporre. Pensiamo per esempio all'apprendimento dei linguaggi naturali, come l'inglese, l'italiano, con tutti i linguaggi parlati dalla comunità umana. Questo apprendimento implica l'apprendimento dei significati, l'apprendimento del rapporto tra significato e riferimento, l'apprendimento delle strutture semantiche, però tutte queste attività sono attività di autonoma elaborazione di principi comunicativi, e questo sulla base del fatto,
come appunto insegnano filosofi come Quine e Davidson, che il significato fondamentalmente risiede nell'uso. E addirittura Davidson sostiene che lo stesso valore di verità di un enunciato è stabilito da una lingua naturale, nel senso che una lingua naturale stabilisce l'estensione della verità per i parlanti di quella lingua naturale. Quindi la verità non si dà fuori dal linguaggio, la verità è ciò che può essere espressa, è ciò che può essere comunicata. Quindi la dimensione cognitiva proprio delle lingue naturali è una dimensione che è depositata nella comunità linguistica in cui queste lingue naturali sono parlate, sono trasmesse e sono eventualmente anche sviluppate, sono cambiate. E non solo, l'attività individuale nell'apprendimento della lingua è un'attività autonoma, nel senso che c'è un'autonomia nel comprendere, per esempio, le regole semantiche, per esempio, nel comprendere la differenza tra complemento di specificazione e complemento di determinazione, o nel comprendere la differenza tra un aggettivo e un sostantivo. C'è un'attività che è in qualche modo che è sicuramente anzi autonoma e che non si spiega facilmente col principio di causa-effetto. Cioè, l'apprendimento può essere inteso come l'effetto di una qualche causa o non è piuttosto uno sforzo enattivo, come si dice in filosofia, cioè uno sforzo di mettere in atto, di mettere in essere certe norme, certi principi che sono depositate nell'uso stesso di quella lingua naturale. Ma questo lo vediamo anche, per esempio, nei cosiddetti linguaggi formali, quei linguaggi come la logica, la matematica, che sono validi sulla base di un principio di evidenza o sulla base della stessa forma dell'enunciato. Per esempio, nei linguaggi come la logica, la validità di un enunciato è basata sul principio di tautologia e non contraddizione, che è un principio formale che può essere descritto con una semplice ideografia, quindi con la sostituzione per certi termini dei simboli. La tautologia è tutti gli uomini scapoli non sono sposati, per esempio. Questa tautologia può essere diciamo, sintetizzata in una specifica forma, la cui validità quindi è evidente. Questo vale anche nei linguaggi come la matematica, che sono basati sul principio dell'equivalenza e che hanno una evidenza che ci costringe in qualche modo ad accettare la correttezza di un'operazione matematica, un'evidenza che è anche basata sul valore nominale dei simboli. Anche qui, come avviene che un individuo razionale riconosce il principio di evidenza, per esempio, della matematica, il principio per cui un risultato giusto è evidentemente giusto e che quindi questo risultato non può essere differente se vuole essere corretto. Ci deve essere quindi un qualcosa di autonomo, un qualcosa che non si può spiegare secondo i principi di causa e effetto, che sono i principi delle leggi naturali. Osservando il cervello, osservando per esempio l'attivazione dei neuroni, si è indotti a pensare che l'attivazione dei neuroni è l'effetto di una qualche causa. Però l'apprendimento è autonomo, non è l'effetto di una causa esterna, è proprio l'effetto di una causa interna, potremmo dire, o meglio sia, è un'autoprogrammazione. Cioè, nel senso, noi imparando la matematica programmiamo noi stessi al principio dell'evidenza, ma non è che ci programmiamo nel senso che ci inseriamo qualcosa, ma nel senso che ne riconosciamo la validità. Ne riconosciamo la coerenza, per cui non c'è una pressione esterna, ma è piuttosto un qualcosa di autoregolativo. Nel momento in cui si sceglie di partecipare a una comunità linguistica, si accettano i principi e le regole semantiche, sintattiche di quella comunità. Nel momento in cui si apprende un linguaggio formale, si accettano i principi dell'evidenza, ma li si accettano nel senso che autonomamente ne si riconoscono la validità.
Quindi, cioè, c'è una evidente divergenza tra la nostra comprensione di come avviene l'attività cognitiva e la nostra osservazione del cervello, cioè qualcosa che non va c'è. Altrettanto, per esempio, noi possiamo osservare cosa avviene quando leggiamo, mettiamo un sonetto di Shakespeare, cioè l'esperienza estetica, oppure cosa avviene di fronte a un quadro di Van Gogh, o cosa avviene quando si discute di politica. Possiamo quindi osservare l'attività cerebrale, qualcosa succede. Però allo stesso tempo quello che succede è molto di più rispetto all'attività neurale. È un qualcosa di fondamentalmente intersoggettivo che sta avvenendo, cioè è un pensare, è un riflettere in una maniera che è coerente rispetto a delle norme e a dei principi che sono già accettati, ad esempio il principio estetico nel caso dell'osservazione di un quadro, ma anche nel caso della lettura di un romanzo oppure della lettura di un sonetto di Shakespeare, mettiamo così, è chiaro che io sto elaborando dei dati, una persona che legge appunto un sonetto di Shakespeare elabora dei dati linguistici che hanno dei contenuti ben precisi, ma in realtà in quel sonetto c'è un'esperienza che ci viene comunicata dall'autore. E con cui noi possiamo stabilire una certa empatia. E quindi c'è un nostro allinearci all'esperienza di Shakespeare, alla dimensione emotiva di Shakespeare, leggendone un sonetto, che non è riducibile a un'osservazione empirica di una serie di effetti naturali, ma è piuttosto un qualcosa che appartiene alla nostra dimensione di essere individui, di essere individui sociali, esseri sociali che quindi possiamo, che quindi condividiamo e abbiamo anche l'interesse di condividere, cioè è interessante leggere un sonetto di Shakespeare o di Ungaretti o la Divina Commedia di Dante perché è interessante quello che quelle persone hanno vissuto e quello che quelle le riflessioni di quelle persone sulla base di quel vissuto. È un nostro interesse, quindi diciamo, è un desiderio che autonomamente appartiene all'uomo e non può essere quindi spiegato attraverso delle leggi appunto naturali di causa effetto. Quindi diciamo questo è stato un punto centrale della mia riflessione che sicuramente apre un orizzonte, a mio avviso, molto interessante, di dialogo, con le neuroscienze. Tra l'altro, poi, questo interessa anche, quella facoltà, quell'aspetto della cognizione che spesse volte si chiama embodiment, cioè incorporamento in qualche modo, che è un termine non amato da tutti, e secondo me è un'emozione che comunque ha dei limiti ben precisi, e me ne sto occupando proprio adesso per un convegno a cui dovevo partecipare in Irlanda, ma che a causa della crisi è saltato, ci parteciperò il prossimo anno, cioè del rapporto che c'è tra il sé e l'embodiment, cioè l'embodiment come l'acquisizione di contenuti. Sicuramente con l'embodiment non si spiega tutta la razionalità umana, secondo me. Non si spiega, non si spiega l'autocoscienza, per esempio, non si spiega l'identificazione con il sé, non si spiega la prima persona singolare. Cioè, è una fase abbastanza primitiva nella scala, nella gerarchia delle attività cognitive, perché consiste fondamentalmente nell'acquisire comportamenti. Per Hegel l'embodiment è un fatto anche linguistico, l'apprendimento di un linguaggio è embodiment, però lo stesso Hegel pone l'embodiment, quella che si chiama Verbleibung, no? In tedesco, l'incorporamento, la pone in un livello, nel primo livello dello spirito, cioè nel primo livello della cognizione, molto prima dell'autocoscienza. Stiamo parlando proprio dell'aspetto basilare che avvicina l'uomo
addirittura all'animale, questo perché anche l'animale segue delle regole e incorpora dei comportamenti. Però ecco, quello che è interessante di Hegel è proprio in questa parte dell'embodiment, è che proprio lui riflette su questa relazione che c'è tra elemento più recettivo delle sensazioni e l'elemento più autonomo e attivo di acquisizione di comportamenti. La postura, il linguaggio, il gesticolare, l'espressività del corpo, tutte queste cose sono cose acquisite e sono cose acquisite sulla base di una socialità naturale dell'essere umano, ma non solo, dice Hegel, anche sulla base del fatto che ci sono sensazioni. Nell'embodiment noi coinvolgiamo le sensazioni secondo una direttrice già stabilita dalla società. Per cui siamo in grado, per esempio, di distinguere tra un suono e una parola, perché la società stabilisce che un determinato suono, una certa modulazione di suoni o certi gesti hanno un preciso significato. Ed ecco che allora l'intera nostra sfera percettiva, che è la sfera basilare, del sistema nervoso centrale, è un qualcosa che viene come incapsulato all'interno di una serie di comportamenti, usato per i comportamenti e per assumere dei comportamenti socialmente riconosciuti. Di conseguenza, diciamo, c'è una relazione sicuramente importante anche per Hegel tra l'elemento percettivo corporeo, materiale, l'elemento più autonomo, però l'elemento più autonomo della razionalità, anche della razionalità sociale, risulta essere predominante, nel senso che è predominante quello sforzo individuale di autonomamente mettere in atto delle norme. Questo è quello che nella filosofia normalmente si chiama enattivismo, cioè il mettere in atto delle norme che nel caso della vita sono norme già iscritte nel DNA, cioè l'organismo monocellulare con i suoi mitocondri, con tutte le sue funzioni, mette in atto delle attività biochimiche, delle attività biologiche fondamentalmente, che hanno già un loro disegno, che hanno già una loro caratteristica strutturale e lui appunto li mette in atto nelle diverse situazioni in cui si trova. Perché un organismo vivente, a differenza di una pietra, vive il rapporto con l'alterità in maniera problematica. Ok, una pietra è ferma, mettiamo una pietra può essere sopra un'altra pietra, ma non di più. Invece l'organismo vivente, per via di questa sua vitalità, ha un rapporto problematico con la realtà, nel senso che vuole conservare le proprie strutture viventi, le proprie funzioni viventi, le vuole mantenere, le vuole mettere in atto fondamentalmente, cioè vuole mettere in atto e mantenere appunto funzionali quelle attività che in qualche modo ha ereditato geneticamente, che al momento appunto della sua formazione. Ecco, questo enattivismo, come anche sostengono filosofi, per esempio come Ivan Thompson, lo stesso Varela, per esempio, che era un biologo, questo enattivismo noi lo osserviamo anche nell'attività cognitiva, che è semplicemente un'attività esplicita in cui noi, quindi come esseri viventi razionali, noi mettiamo in atto le nostre funzioni biologiche, la respirazione, la digestione, il sonno, le varie attività biologiche che ci contraddistinguono, nel senso che noi perseguiamo una forma che è in qualche modo già inscritta nel nostro DNA, però nelle nostre caratteristiche biologiche c'è anche l'elemento sociale, cioè l'elemento di creare una comunità. Quindi nel corso della nostra evoluzione abbiamo sviluppato un linguaggio, una cultura che prevedono delle norme che non sono norme o leggi o principi biologici del tipo che possiamo digerire per esempio un certo tipo di cose mentre altre cose ci risultano indigeste, per esempio, questo è biologico, mentre a livello normativo lo sviluppo è avvenuto autonomamente, è avvenuto
attraverso le prassi intersoggettive, attraverso la regolarizzazione del commercio umano, cioè dei rapporti che abbiamo con gli altri uomini. Quindi questo ci fa comprendere la profonda relazione che c'è tra mente e vita, ma soprattutto ci fa comprendere il punto che ho più volte sottolineato finora, questo elemento autonomo dell'apprendimento dei linguaggi, dell'apprendimento delle prassi umane, che non sono depositate nel cervello di nessuno, ma che sono costantemente confermate dalla nostra appartenenza a queste prassi stesse. Che sono quindi depositate nella nostra letteratura, che può essere la letteratura giuridica come quella letteraria, cioè dei romanzi, come può essere la letteratura scientifica e via dicendo, e che rappresentano quindi quel tessuto culturale di certezze significativo a cui facciamo riferimento, ma a cui facciamo riferimento in maniera autonoma, perché il nostro naturale desiderio è quello di esserne parte. E allora il cervello che cos'è? Che cos'è questa cosa che osserviamo? Il cervello è ciò che ci serve a fare queste cose qua. Quindi non è tanto il cervello a determinare il pensiero, cosa che un neuroscienziato, diciamo, tradizionalista con una visione cartesiana, materialista del cervello potrebbe essere indotto a credere, cioè che il pensiero è la conseguenza di quell'attività. O è la conseguenza di quella forma o di quelle caratteristiche biologiche del cervello. Mi verrebbe da dire, da filosofo, che è esattamente il contrario, cioè che sono quell'insieme di prassi, di attività che sono depositate in una dimensione intersoggettiva, ciò che determina il lavoro del cervello. Cioè siamo noi a scegliere a dire al cervello di ragionare in un certo modo. Quando facciamo un problema matematico, non è il cervello che lo risolve. È il fatto che noi come persone educate alla matematica conosciamo il principio di evidenza e quindi sfruttiamo il cervello, sfruttiamo questa capacità di mettere in relazione i contenuti allo scopo di rispettare quel principio di evidenza. E così come anche la classificazione stessa dei contenuti, il fatto che distinguiamo, che so, la sottrazione dall'addizione, o che distinguiamo nella letteratura i romanzi di guerra dai romanzi d'amore, per esempio. Queste distinzioni che potrebbero anche avere un locus, un luogo nel cervello ben preciso, ma sono distinzioni che abbiamo scelto di fare noi. Perché se non venissimo, che so, educati alla matematica, non potremmo distinguere l'addizione dalla sottrazione. E se non venissimo educati alla lettura, della poesia, per esempio, non potremmo distinguere, l'amicizia dalla inimicizia. Addirittura la nostra stessa dimensione percettiva, come sottolineava Wittgenstein, è un qualcosa che è linguistico. Il bambino che non parla sicuramente prova dolore, se, che so, se viene pizzicato, per esempio. Ma il fatto di non poter usare la parola dolore, il fatto di non poter esprimere dolore, lo rende inconsapevole di quella specifica situazione e di tutte le implicazioni che ha quella situazione là. Perché l'avere dolore, l'avere una malattia, implica, per esempio, rivolgersi, al personale sanitario. Per intenderci, mentre il bambino questo non lo potrebbe fare. Certo, noi siamo consapevoli che il bambino ha dolore, perché c'è un sistema di proiezione psicologica, c'è un sistema di empatia, anche, che ci mette in relazione con gli esseri non linguistici, persino un animale domestico abbiamo compassione se prova dolore. Però, questo provare dolore di questi soggetti prelinguistici è privato. È fine a se stesso in qualche modo, perché non comporta un'autonoma relazione con quel gioco linguistico del dolore, cioè siamo noi a dire: ah, il bambino ha dolore, quindi rivolgiamoci al pediatra, per esempio, o il cane ha dolore o sta soffrendo, rivolgiamoci al veterinario, perché questo è, come dire, uno
uno sviluppo, un improvement, no? Un miglioramento della nostra capacità di gestire la dimensione percettiva del dolore attraverso delle soluzioni che sono sociali. Ecco, io con questo mi fermo qua perché sto raggiungendo i 30 minuti richiesti. Spero che possa essere interessante e spero al più presto di poter discutere personalmente con tutti i membri dell'AIFA.